grido. E quelli che grido sono i nomi delle cose, il mio nome, il tuo nome, il tuo, il tuo, quello della mia mamma, quello della tua mamma, della tua e di tutte le altre mamme. E la mamma mi ha fatto, è finito, e io sono finito, anzi no, sono finente perché finisco ogni giorno per ricominciare a fare cosa? A cantare, quindi a gridare i nomi. Ciao, sono Sergio, la mia presenza alla 10ª edizione della Festa del Libro è per me una cosa molto importante, perché l'ho vista nascere e l'ha fatta nascere una persona a cui sono molto affezionato, che è la mia maestra delle scuole elementari, una maestra di italiano, una maestra Fenicia, che ha dato vita a tutte le cose che faccio adesso, il teatro, la musica, eccetera, eccetera. Eppure ci sono delle persone che non gridano più. Perché? Perché gridavano i nomi delle persone che ammazzano. Le persone che ammazzano, le persone che gridano i nomi delle persone che ammazzano, le persone che gridano i nomi delle persone che ammazzano. Cioè, sono state ammazzate perché gridavano i nomi delle persone che ammazzavano coloro che gridavano i nomi delle persone che ammazzano. Se aveste gridato anche voi, probabilmente queste persone avrebbero ammazzato anche voi. E alcune di queste persone avrebbero probabilmente ammazzato anche la vostra mamma. Quello che porterò questa volta alla Festa del Libro sarà una performance quasi improvvisata davanti al Teatro Garibaldi, che si chiamerà Un macigno sul dirupo, e sarà una serie di storie sulla fragilità dei prepotenti, e coinvolgerà anche della musica dal vivo, insomma, vedrete. E allora noi i nomi di queste persone non li diciamo. Facciamo così, non li diciamo. Però raccontiamo le loro storie, muti, senza dire i loro nomi. Peppino impastato. Sì, questo era un altro che gridava i nomi delle persone che ammazzano. E lui gridava continuamente il nome delle persone che ammazzano. Se ne andava in giro per Cinisi, il suo paese, e gridava: la mafia è una montagna di... Che aveva una radio, diceva: queste persone ammazzano. Faceva spettacoli teatrali che diceva: queste persone ammazzano. E insieme ai suoi amici scriveva persino canzoni, scriveva poesie dicendo: queste persone ammazzano. L'hanno preso, l'hanno messo su delle rotaie e hanno fatto boom. E hanno detto: no, ha fatto boom lui perché ce l'ha messa lui la bomba. Non è vero, non è vero. Poi si è scoperto, grazie alla mamma, che non l'hanno ammazzata la mamma, che era la moglie del cognato del tizio che ammazza, hanno scoperto chi erano queste persone che ammazzavano. Queste persone che ammazzavano sono finite dove dovevano andare a finire.